e soprattutto Max Planck. Il manifesto dichiarava che la Germania doveva combattere, che era moralmente giustificato e necessario combattere in quella guerra. Quel documento sconvolse Einstein. Lo visse come un tradimento. Allora capì che ci sono al mondo cose che in certi momenti trascendono la scienza e sono più importanti. Sentì che doveva chiamarsi fuori e fare qualcosa, correre dei rischi per difendere le sue idee. Cercò così di presentare un contromanifesto firmato da altri accademici tedeschi per dire: no, c'è altro nella vita oltre all'orgoglio nazionale, alla rivalità tra gli stati e all'odio nazionalista. Ma solo 4 persone firmarono il manifesto. Non venne mai pubblicato, fu un fallimento. Divenne un pacifista, si oppose alla guerra. Ma era praticamente da solo. Rimase isolato e fu rifiutato dai suoi colleghi. Il suo matrimonio era a pezzi, era impegnato in una battaglia per la custodia dei figli e tornò a rifugiarsi nella scienza. Il suo isolamento ha un effetto positivo perché Einstein si concentra di nuovo sulla teoria della relatività e si dedica con nuovo impegno alla soluzione delle sue equazioni. Un giorno ricontrollò le formule per calcolare la curvatura della luce mentre passa intorno al Sole e capì di colpo che quei calcoli erano sbagliati. Se Freundlich fosse riuscito a fotografare l'eclissi, avrebbero visto che solo la metà della curvatura si verificava, metà della curvatura della luce del Sole. Avrebbe gettato discredito sulla teoria di Einstein. È una scoperta imbarazzante, ma anche provvidenziale. Per 3 anni Einstein aveva spinto gli astronomi a fotografare un'eclissi che avrebbe dimostrato che la sua equazione era sbagliata. Lo scienziato ha sempre considerato la fallita spedizione in Russia un disastro. In realtà potrebbe avergli salvato la carriera. La guerra è imperversa e Albert si ritira dal mondo per tuffarsi nello studio. Aveva un piccolo appartamento e pensava solo alle sue ricerche. A volte, quando non riusciva a visualizzare la curvatura dello spazio, tirava fuori il suo violino e suonava. Diceva che la musica di Mozart catturava l'armonia dell'universo. Suonare il violino lo aiutava a pensare. Einstein aveva la prodigiosa capacità di restare seduto a pensare. In tedesco si dice Sitzfleisch. Chi lo conosceva sapeva che aveva l'incredibile dono di riuscire a concentrarsi su un problema per ore, giorni, persino anni. Nel suo ufficio c'erano moltissimi manoscritti matematici con equazioni dappertutto e lui se ne stava seduto a pensare oppure camminava immerso nei suoi pensieri. Nella sua testa c'era la matematica pura. La scienza si fa con il di dietro dei calzoni, diceva. Bisogna scontrarsi con le contraddizioni, con anni in cui si vaga nell'ignoto. Bisogna reggere la frustrazione che fa strappare i capelli. È questo il potere del genio, la forza di volontà grazie alla quale tutti gli errori conducono alla risposta giusta. Non c'era mai un momento in cui pensava di non farcela. Questo perché il suo ego era così grande che non avrebbe mai potuto contemplare la possibilità di un fallimento. L'importante è avere sempre chiaro l'obiettivo. Per Einstein, l'obiettivo è il Nobel, i cui proventi ha promesso di donare a Mileva e ai figli. Nel 1915 viene invitato a presentare la teoria della relatività generale ad un prestigioso convegno davanti ai più importanti scienziati tedeschi. Einstein accetta. Ma dopo 8 anni di lavoro, la sua teoria presenta ancora 2 grandi incongruenze. Non è stata ancora dimostrata e i calcoli non sono esatti. Dopo quasi un decennio di studio, la teoria della relatività generale è lungi dall'essere provata. I calcoli sono inesatti e senza i giusti calcoli, la teoria non può essere dimostrata. Einstein è chiamato ad illustrare il suo studio alla più prestigiosa assemblea scientifica di Germania. L'Accademia delle Scienze di Prussia era un'istituzione di enorme prestigio, un luogo ben consapevole della propria importanza scientifica e storica. Nei loro incontri settimanali, alcuni dei maggiori pensatori tedeschi tentavano di comportarsi come se in quel momento la guerra non esistesse. Einstein doveva presentare in quel luogo la sua teoria della relatività generale. Il problema era che non l'aveva ancora terminata.
Nell'autunno del 1915 Einstein non pensava a nient'altro. Era tutto concentrato nel trovare la soluzione a un enigma che lo aveva tenuto occupato per più di 8 anni. Einstein voleva trovare le equazioni che dimostrassero la curvatura dello spazio e lavorava fino a notte fonda. Analizzando i suoi appunti, notiamo molti errori e tentativi fallimentari. Einstein non era uno di quei matematici che scrivevano delle formule ordinate su un foglio. Dappertutto vediamo cancellature e calcoli senza senso. È la dimostrazione che Einstein sembrava parlare con la matematica. A volte prendeva i suoi appunti e li scagliava via con disgusto. Può essere un vero disastro quando un'idea sulla quale stai lavorando non dà risultati. Ti distrugge. Accortosi dei suoi errori di calcolo, Einstein compie dei progressi. Dopo qualche tempo, le sue equazioni sono quasi complete. Accetta così di parlare all'Università di Göttingen. Una prova generale per l'Accademia di Prussia. Einstein era alla lavagna, a scrivere le sue equazioni e illustrare il suo problema. Tra il pubblico c'è uno dei più grandi matematici di tutti i tempi, David Hilbert. Hilbert ascoltò Einstein con molta attenzione e pensò di poter risolvere quel problema meglio di Einstein stesso. In quei casi c'è sempre la preoccupazione di poter essere anticipati. Si diventa un po' paranoici, anzi molto paranoici. Quando si ha una buona intuizione, quasi sempre si pensa: se questa idea è venuta a me, è possibile che possa venire anche a qualcun altro. O magari qualcun altro l'ha già avuta. Einstein tornò a Berlino e Hilbert in Inghilterra. Il matematico inglese era determinato a trovare prima di Einstein la formula esatta della relatività generale. Era uno dei più grandi matematici del suo tempo. Era uno scontro fra titani. Un gigante della fisica contro un gigante della matematica. Hilbert era il cattivo che meditava di poter battere Einstein. Hilbert riteneva che la fisica fosse una cosa troppo seria e che dovessero occuparsene i matematici. La posta in gioco era alta. Tutto o niente. Svelare il segreto della luce, svelare il segreto della gravità. Nessuno potrebbe mai dire che Einstein non sia stato anche un matematico eccezionale, perché in quel momento il problema era diventato puramente matematico. Varie volte Einstein pensò di avere la soluzione. Sottoponendo quella che credeva l'equazione giusta all'Accademia Prussiana, una volta scrisse a suo figlio in Svizzera: quando sarai più grande, capirai che questo è un giorno che cambierà la storia e che l'ha segnato tuo padre. Ma quella si rivelò di nuovo una versione erronea. Dovette cambiarla una settimana dopo. Aveva tentato varie strade e tutte si erano rivelate senza uscita. Per quanto tempo si può aspettare, sviluppare un'idea, scrivere saggi, calcolare tutte le possibili soluzioni prima di dichiarare il fallimento? Einstein aveva molta paura che Hilbert lo battesse sul tempo e pubblicasse l'equazione finale della relatività generale prima di lui. All'improvviso si rese conto che i risultati ottenuti nell'ultimo periodo sembravano puntare tutti nella stessa direzione. Einstein si ricordò di una soluzione alquanto improbabile, che aveva maturato già nel 1912, ma che aveva scartato perché gli sembrava troppo strana da un punto di vista fisico, troppo inaccettabile. Ma dopo aver tentato tutte le altre alternative, pensò di andare a recuperare proprio quella equazione. Tornò ad un'equazione che aveva elaborato e scartato 3 anni prima. Fu colpito da un'improvvisa ispirazione, grazie alla quale capì che cosa avrebbe dovuto fare. La soluzione era nel cassetto. Fu un momento straordinario. L'equazione che un tempo aveva scartato ora gli pareva più promettente ed esatta di quanto gli era sembrato nell'inverno del 1912. Non sempre è brutto capire di aver sbagliato. A volte può essere fantastico. Einstein si entusiasma quando comprende che la risposta alla sua nuova teoria può essere trovata in un vecchio enigma astronomico.
Einstein rivolse la sua attenzione a un mistero che tormentava gli astronomi da secoli. Secondo Isaac Newton, il pianeta Mercurio avrebbe dovuto girare intorno al Sole con un'orbita circolare, ma si è verificato che l'orbita di Mercurio non rispondeva alle leggi del moto newtoniane, era soggetta a variazioni. Quindi l'orbita, invece di fare così, ha delle perturbazioni e segue una traiettoria ellittica, simile al petalo di un fiore. Einstein si rende conto che le sue intuizioni sulla gravità potrebbero spiegare l'orbita di Mercurio, lì dove le leggi di Newton non bastano. Newton si era sbagliato? Einstein pensò, forse risponde alla mia teoria della gravità, e si apprestò ad effettuare le verifiche necessarie. Calcolò con enorme fatica l'orbita di Mercurio e si accorse che c'era una corrispondenza quasi perfetta con la sua formula. L'equazione che aveva scartato era quella che spiegava il movimento dei corpi celesti nello spazio. Iniziò ad avere le palpitazioni e all'improvviso capì che la sua teoria era esatta. Era fuori di sé dalla gioia, non riusciva più a concentrarsi. Era un evento eccezionale. Trovò l'equazione quasi contemporaneamente a David Hilbert. E il dibattito è ancora aperto su chi sia stato il primo. Einstein non avrebbe sopportato di perdere quel riconoscimento. Hilbert fu molto leale. Disse che l'equazione era di Einstein e che tutto il merito era suo. Fu lui a vincere. La teoria era di Einstein. Il 25 novembre 1915, un Albert Einstein trionfante ha tra le mani quella che ritiene l'equazione finale della sua teoria della relatività generale. Una nuova teoria della forza di gravità, appena in tempo per la presentazione all'Accademia di Prussia. Arrivò all'Accademia e parlò. Il suo intervento fu piuttosto breve. Enunciò la teoria generale della relatività, la quale descrive in che modo lo spazio e il tempo influenzano la massa e l'energia e come la massa e l'energia modificano l'aspetto dello spazio e del tempo. Era una visione profondamente nuova della composizione dell'universo e fu accolta trionfalmente. Tutti percepirono improvvisamente che quell'eccentrico ebreo tedesco aveva rovesciato la concezione newtoniana della gravità. Ma cosa significasse davvero? Nessuno lo capiva ancora bene. Non c'erano ancora prove fisiche della teoria. Nessuno capì Einstein. Einstein ritiene di avere finalmente la teoria giusta, ma sa che essa non verrà mai accettata finché non sarà in grado di dimostrarla. E non può farlo senza delle fotografie di un'eclissi totale di sole. Ma per averle, Einstein deve aspettare. Di nuovo. Einstein pubblica la sua teoria generale della relatività nel 1916 con la corretta equazione matematica. Ma c'è ancora molto lavoro da fare. Lo studioso ha bisogno delle fotografie di un'eclissi di sole per dimostrare l'esattezza della sua teoria. Ma nella Berlino devastata dalla guerra, ora sotto l'assedio inglese, persino i generi di prima necessità sono difficili da reperire. Intorno a lui Berlino era una città ridotta in miseria e la fame era così forte che c'erano ovunque disordini. Nel bel mezzo del rigido inverno, l'intensa produttività di Einstein subisce una battuta d'arresto. Smise di lavorare perché era stremato e malato. Aveva gravi problemi allo stomaco. Era davvero molto malato. Scriveva, non mangio, non riesco a dormire. E poco a poco ebbe un crollo fisico e mentale. Einstein si ritira in un piccolo appartamento a Berlino. Sua cugina Elsa diventa la sua infermiera e la sua salvatrice. Elsa cucinava, si prendeva cura di lui e alla fine lo fa trasferire a casa sua. Mentre la salute di Einstein è nelle mani di Elsa, il destino della sua teoria è in quelle degli astrofisici. Uno di loro, il cui ruolo si rivelerà molto importante, insegna all'Università di Cambridge in Inghilterra. Arthur Eddington è uno scienziato, ma anche un uomo religioso che frequenta la piccola comunità quacchera che ha sede di fronte all'università. In ultima fila, nella sala di preghiera quacchera, piena di gente, in silenzio c'era Arthur Stanley Eddington, direttore dell'osservatorio di Cambridge, conosciuto in tutto il mondo come una delle più brillanti menti dell'astronomia. La guerra è costata molto a Eddington e ai suoi colleghi quaccheri. Quasi tutti loro si oppongono moralmente alla guerra e rifiutano di combattere contro i tedeschi.
Eddington era uno dei pochi uomini rimasti. In pratica era rimasto solo con le donne. Ogni tanto qualche uomo spariva dalle panche della sala di preghiera. Non perché andasse a combattere, ma perché veniva arrestato per obiezione di coscienza. I sentimenti antitedeschi ostacolano la comunicazione scientifica. Eddington non sa niente della nuova teoria di Einstein fino al febbraio 1916, quando dalla neutrale Olanda un suo collega, l'astronomo Willem de Sitter, gli fa recapitare un pacco. All'interno c'è una copia dello scritto di Einstein che de Sitter ha tradotto in inglese. Eddington capì immediatamente di avere davanti uno scritto dall'inestimabile valore scientifico. E scrisse a de Sitter: nessuno in Inghilterra ne sa niente. Nessuno. Eddington chiese al collega di parlargli di Einstein. De Sitter gli disse che Einstein era contro la guerra e che aveva scritto un manifesto per opporsi al conflitto. Eddington ne rimase molto colpito e decise che bisognava fare qualcosa per affermare la validità di quella teoria. Quella missione diventa molto più di una semplice ricerca scientifica. Come Einstein, Eddington è isolato a causa delle sue convinzioni politiche. Eddington coglie l'occasione per dimostrare che gli scienziati di paesi nemici possono collaborare insieme in nome di scopi più alti. Eddington affermò che la teoria della relatività era la scoperta scientifica più importante dai tempi di Newton e l'aveva realizzata un tedesco, anzi, un brillante scienziato e un pacifista. Eddington voleva dimostrare al mondo e ai suoi colleghi che un inglese poteva aiutare un tedesco anche in tempo di guerra. La spedizione per fotografare l'eclissi era l'occasione perfetta. Ma le forze di allineamento interplanetario potrebbero non aspettare la fine della guerra. La prossima eclissi di sole si verificherà nel giugno 1918 e non sarà visibile dall'Inghilterra, dove Eddington è intrappolato a causa del conflitto. Ma sarà visibile dallo stato di Washington, nel paese dell'uomo che aveva già cercato di fotografare l'eclissi. William Wallace Campbell, dell'osservatorio Lick della California. Ci sarebbe stata un'altra eclissi nel 1918, non lontano dall'osservatorio Lick a Golden Gale, nell'estremo ovest del paese. Se Campbell riuscirà a fotografare l'eclissi, potrebbe essere il primo a verificare se la teoria di Einstein sia giusta o sbagliata. Essendoci una guerra in corso, nessun altro poteva andare. Gli europei non potevano mandare spedizioni, per cui doveva pensare a tutto da solo. Ma anche Campbell ha un problema. Non aveva più l'attrezzatura perché gli era stata sequestrata in Russia. Campbell era stato costretto a lasciare il suo spettrografo in Crimea nel 1914, dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Ora deve ingegnarsi. Campbell si costruì un'attrezzatura alternativa, radunò un obiettivo qui, una valvola lì e mise insieme un paio di macchine per Golden Gale. La spedizione Lick fu costretta a impiegare attrezzatura scadente. Campbell non ha scelta, deve correre il rischio. Ha un'eclissi di sole da fotografare da solo. Potrebbe non capitare mai più una simile occasione. La squadra di Campbell si mette in viaggio verso Golden Dale e si prepara all'imminente eclissi. Non era lontano da casa e portò la famiglia con sé. Lo scopo di Campbell è fotografare le stelle visibili nel breve intervallo di tempo in cui il Sole è nascosto dalla Luna. Ma sabato 8 giugno 1918 sembra che l'universo sia di nuovo riluttante a svelare i propri segreti. Le condizioni meteorologiche non erano buone, le nuvole coprivano tutto, l'esperienza vissuta in Russia si sarebbe ripetuta. Ma all'improvviso, nel momento cruciale, quando aveva bisogno del cielo sgombro, le nuvole scomparvero. Campbell inizia a scattare delle foto dell'evento. L'eclissi inizia quando la Luna è perfettamente allineata con il Sole e inizia apparentemente a scivolare sulla sua superficie. Il Sole diventa sempre più piccolo ai nostri occhi, fino a quando la sua luce filtra soltanto attraverso le vallate e le montagne lunari. E infine il Sole viene interamente eclissato.
È il nero più nero che si possa immaginare. Quando vidi la mia prima eclissi, rimasi letteralmente senza fiato. Fu come tuffarsi in un lago di acqua ghiacciata quando fai... Non riuscivo a crederci. Ti taglia il respiro, davvero. È una vista stupenda. Vedere un'eclissi, wow. È stata l'esperienza più potente della mia vita. Il New York Times pubblicò un articolo con il titolo «Le nuvole lasciano il posto all'eclissi» e poi il secondo titolo «La teoria di Einstein è verificata». Era la prima volta che un giornale americano nominava Albert Einstein. Campbell incarica il suo più fidato astronomo, Herbert D. Curtis, di analizzare le fotografie per dimostrare o smentire la teoria di Einstein. Dalle immagini elaborate si individuava una particolare stella, quella che doveva essere misurata. Quella stella sarebbe stata ben centrata in un sistema di riferimento cartesiano. Dopodiché si potevano leggere la scala e le direzioni sugli assi X e Y. Alla stella sarebbe stata assegnata una posizione molto precisa. Da quei numeri poteva essere stabilito se la stella aveva subito un cambiamento di posizione apparente. Secondo la teoria di Einstein, lo spazio curvo intorno al Sole crea un'illusione ottica, facendo sembrare che la posizione delle stelle sia spostata verso l'esterno, anche se di poco. Einstein aveva calcolato molto meno di un millimetro. Non era una misurazione facile da effettuare. A differenza di molte altre teorie, la relatività generale di Einstein forniva delle previsioni molto esatte, molto precise. Se i calcoli non fossero stati esatti al millimetro, l'intera teoria sarebbe stata invalidata. Erano misure precise, senza alcun margine di errore. Non era possibile operare degli aggiustamenti nella relatività di Einstein, perché l'idea alla sua base è che la gravità sia la manifestazione della curvatura dello spazio e del tempo. Per stabilirne l'entità e determinare cosa accade alla materia e alla luce in presenza di tale curvatura era stato necessario un complesso calcolo matematico. Se la previsione non fosse stata confermata, la teoria non sarebbe stata emendabile. In queste pagine si vede l'immane lavoro operato da Curtis per effettuare quelle misurazioni, pagina dopo pagina. Alcune sono state cancellate con dei segni. Bastava che quella verifica fallisse per dimostrare l'inesattezza della teoria della relatività e mandare il suo scienziato a casa. Curtis osserva le stelle, ma non vede niente di insolito. Tutte sembrano nel posto che hanno sempre. Questo significa solo una cosa: Einstein si è sbagliato. Ma Campbell non è disposto a rovinare una reputazione basandosi sui risultati di un'apparecchiatura di fortuna. Nessuno scienziato dà un responso in mancanza di una doppia verifica. La tattica migliore è il silenzio totale finché non si è assolutamente certi del risultato. Campbell chiede a Curtis di verificare di nuovo i risultati. Mentre Curtis lavora in tranquillità sulla cima del Monte Hamilton, l'Europa è nel caos. L'ordine politico europeo era stato stravolto. C'erano tre imperi che si erano disintegrati nel giro di poche settimane, l'uno dall'altro. Il 9 novembre 1918, il Kaiser Guglielmo II abdica al trono. Einstein annota sul suo registro: lezione annullata a causa della rivoluzione. Nel periodo successivo alla guerra, gli scienziati tedeschi, compreso Einstein, non possono ancora viaggiare, ma Eddington può farlo. Einstein apprende che l'astronomo sta per recarsi in Africa per fotografare un'eclissi di sole attesa per il 29 maggio 1919. Quando Eddington partì da Cambridge, i corridoi dell'università erano pieni di stampelle e bastoni. Cambridge iniziò a ripopolarsi di studenti, ma molti di loro erano tornati storpi o mutilati. Partì in sordina per una spedizione solitaria. Eddington crede in Einstein e spera di portare delle prove a sostegno della sua controversa teoria. Ma in California l'astronomo William Campbell è pronto a dare il suo responso. E la notizia è devastante. Su due fronti e due continenti, la dimostrazione della teoria di Einstein adesso è in bilico.
Febbraio 1919. In cima al Monte Hamilton, in California, William Wallace Campbell esamina e riesamina le lastre fotografiche che sembrano indicare che la teoria generale della relatività di Einstein è sbagliata. Campbell è in competizione con l'astronomo britannico Arthur Eddington, che è diretto a fotografare la sua eclissi in Africa. Eddington partì dall'Inghilterra diretto a sud. Aveva quasi 40 anni. Viaggiare a quel tempo non era comodo e si recava ai tropici in piena estate. Doveva essere una meta non proprio desiderabile. Nel maggio 1919, dopo 10 settimane in mare, Eddington e il suo assistente approdano sulle coste di Principe, una piccola isola al largo dell'Africa occidentale. C'era il rischio di contrarre la malaria, c'erano serpenti velenosi e lui doveva farsi strada nella giungla. I due studiosi passarono un mese a montare un telescopio in mezzo alla giungla. Il giorno dell'eclissi iniziò a piovere. Eddington era abbattuto. Fu una delusione fenomenale, ma poi all'improvviso, incredibilmente, una fessura nelle nuvole gli fece vedere la luna nera. Iniziarono subito a scattare le foto. Avviarono il dispositivo, l'obiettivo iniziò a girare e le lastre fotografiche vennero impresse. La pellicola è allineata con la lastra, la quale è in linea con il telescopio. Ogni elemento ha una posizione precisa. Impressero una lastra dopo l'altra. Metti e togli, metti e togli. Cercarono di farne il più possibile. Fu una corsa tremenda, ma dovevano stare calmi, mantenere il sangue freddo. Uno degli errori più frequenti era lasciare coperti gli obiettivi o sbagliare l'esposizione. Una qualsiasi distrazione poteva rovinare anni di studio. Il tempo passava, preziosi secondi. Eddington non prestava attenzione al cielo nero, ma cercava la stella accanto al sole, quella che sfiorava il sole. Era così concentrato a manovrare il telescopio che toglieva le lastre quasi inconsapevolmente. Doveva credere che qualcosa sarebbe apparso in quelle lastre. Ma come Campbell, Eddington sta per ricevere una bruciante delusione. La maggior parte delle lastre era inutilizzabile. Le nuvole hanno oscurato quasi tutte le stelle in ogni fotogramma. Le ultime lastre mostravano alcune stelle e gli diedero un po' di incoraggiamento. Forse sarebbe riuscito a salvare qualcosa. Immaginiamo Eddington su quella remota isola, con un micrometro in mano, lo strumento che serviva ad analizzare quelle lastre e ad effettuare i calcoli necessari. La sua disciplina doveva essere fenomenale. Effettuare tutte le misurazioni era difficile, basti pensare che noi ci troviamo sotto vari strati di atmosfera. La luce arriva da distanze siderali e quando attraversa l'atmosfera appare smerigliata, con delle sbavature. La luce di una stella, che dovrebbe essere nitida e incontaminata, osservata sulla Terra, è una macchia informe. Una macchia. Eddington capì che sarebbe stato un lavoro difficile. Doveva effettuare delle misurazioni precise in mezzo alla giungla. Non poteva aspettare di tornare in Inghilterra, ci sarebbero voluti dei mesi. Einstein era molto ansioso di conoscere i risultati. Riceveva molte lettere dai colleghi e dagli amici che gli chiedevano se c'erano delle novità. Ma dati i rapporti di gelo tra la Germania e l'Inghilterra, Einstein non ritenne opportuno rivolgersi direttamente a degli astronomi inglesi per chiedere loro un aggiornamento. Eddington torna all'osservatorio di Cambridge, proprio quando Campbell arriva a Londra. Campbell è lì per rivolgersi alla Royal Astronomical Society, un'istituzione fondata all'epoca di Isaac Newton. Con sé ha i risultati dell'eclissi della sua spedizione dell'anno precedente. Campbell fu il primo a parlare in quell'assemblea. Era molto nervoso perché l'emozione era tanta. La reputazione di molti insigni studiosi era in gioco. L'ansia doveva essere enorme. Era di fronte a tutti i suoi colleghi. Davanti ai suoi pari, doveva dare un responso tanto importante. Credo che non ci si senta mai pronti. Tremava. Ma alla fine, Campbell emette il suo verdetto. Affermò che Einstein si era sbagliato e che l'osservatorio di Lick lo dimostrava. Ma l'assemblea viene interrotta da un telegramma inviato da Eddington. Le sue misure preliminari mostrano il contrario.
Secondo gli inglesi, Einstein poteva aver ragione. Eddington aveva altri calcoli da fare e non ne sarebbe stato certo prima di un paio di mesi. Ma quella era un'assemblea speciale e doveva dire ugualmente la sua. Campbell affermava che Einstein si era sbagliato. Gli inglesi sostenevano che era possibile che avesse ragione. Avendo appena emesso un verdetto fatale per Einstein, Campbell iniziò a sentirsi molto a disagio in quell'aula. Campbell invia un telegramma urgente ai suoi colleghi in America, i quali stanno per pubblicare il rapporto negativo sulle foto dell'eclissi. Uno storico telegramma di 5 parole. Ritardare pubblicazione risultati Einstein-Campbell. 4 mesi dopo, il 6 novembre 1919, Eddington viaggia da Cambridge a Londra per recarsi alla Royal Astronomical Society. Ha ultimato le sue verifiche della teoria di Einstein. Arrivavano da ogni parte dell'Inghilterra per sapere cosa sarebbe accaduto. Tutti cercavano di ritagliarsi uno spazio per conoscere i risultati. Il ritratto di Newton presenziava alla cerimonia. Se Newton avesse potuto partecipare a quell'incontro, ne sarebbe rimasto affascinato. Eddington iniziò il suo discorso rivolgendosi al fondatore della Royal Society e annunciando: «Ci perdoni, Sir Isaac Newton, il suo universo è stato capovolto». L'eclissi era stata parzialmente oscurata dalle nuvole, ma c'erano stati alcuni scatti validi. Il segretario della Royal Society registra i risultati di Eddington. Le misurazioni ricavate dalle lastre dimostrano che i fotoni luminosi vengono deviati dal Sole della quantità prevista dalle equazioni einsteiniane della teoria della relatività generale. L'evento ebbe un'incredibile risonanza in tutto il paese. Fuori dalla comunità scientifica, nessuno ha mai sentito nominare Albert Einstein, figuriamoci le sue strane teorie. Ma ora tutti vengono a sapere che quello che hanno sempre saputo sull'universo è sbagliato. Il Times di Londra affermò che c'era una nuova teoria del mondo, che le idee conosciute da secoli erano sbagliate e che quell'uomo, lo scienziato tedesco Albert Einstein, aveva dato al mondo una nuova verità. Il New York Times ebbe uno dei titoli più ad effetto. Gli uomini di scienza impazienti di conoscere i risultati dell'eclissi. La teoria di Einstein trionfa. E solo a quel punto anche la stampa tedesca menzionò l'evento. Una rivista berlinese lo ritraeva in copertina con il suo viso pensieroso, i capelli scompigliati e lo sguardo perso in lontananza. E il titolo sulla foto era: «Una nuova figura nella storia del mondo». Sebbene in pochi riescano a capire le idee di Einstein, ben presto tutti conoscono il suo nome. Diedero il suo nome ad una birra. Molti bambini vennero chiamati Albert. Lo stesso Einstein non avrebbe mai immaginato che quell'oscura teoria sulla gravità avrebbe catturato a tal punto l'interesse del pubblico. Diceva che la stampa era come impazzita, che tutti volevano un articolo, una lezione, delle fotografie. Era una follia. Era l'epoca della diffusione della fotografia e Einstein veniva immortalato come un divo. La gente poteva inviare notizie in tutto il mondo, c'erano i cinegiornali, gli uomini sullo schermo si muovevano e parlavano. Without such freedom, there would have been no Shakespeare, no Goethe, no Newton, no Faraday, no Pasteur and no Lister. Ma nonostante la pubblica adorazione, gli scienziati hanno ancora dei dubbi sulla sua teoria. Gli studiosi iniziarono a malignare, credevano che fosse stata la fama di Einstein a dare tanto credito a quella teoria. Confondevano i due piani, ma niente era più lontano dalla realtà. Si innescò una reazione negativa. Nel New York Times veniva sempre messa in discussione la credibilità di quel famoso scienziato. Molti inglesi e molti americani, persone dei paesi alleati, erano ostili alla Germania dopo la guerra e a nessuno interessava una riconciliazione. Per cui molti iniziarono a dire che Eddington era talmente pacifista e sostenitore della fratellanza universale che probabilmente aveva sbagliato di proposito nel fare i calcoli. Venne criticato per aver falsato le cifre. I risultati fotografici delle due spedizioni di eclissi solare, quella di Eddington e di Campbell, sono contraddittori. Serve una terza spedizione.
Sia per Einstein, che cerca di dimostrare la sua teoria dal primo momento in cui l'ha enunciata nel 1907, sia per Campbell, che lavora al problema dal 1911, la posta in gioco è molto alta. Non si trattava più solo di scienza, ma di reputazione internazionale. Era una questione di credibilità, si giocava tutto sul piano personale. Campbell effettua i calcoli e stabilisce che la prossima eclissi si vedrà nel 1922 dall'Australia. 2 anni dopo. Ma non è il solo a volersi cimentare nell'impresa. È il 1921. Il 42enne Albert Einstein è la prima superstar della scienza. Einstein fece una specie di giro trionfale intorno al mondo. In America i giornali riportavano la data del suo ormeggio nel continente. Quando Einstein arrivò a Manhattan c'erano 15.000 persone ad accoglierlo. Tutto quell'entusiasmo per un fisico teorico. Einstein viaggiò lungo la costa est e il Midwest. Era diventato un personaggio. Ma Einstein sa che la comunità scientifica sta ancora dibattendo sull'esattezza della teoria della relatività. E maggiori sono le attenzioni che la sua persona riceve, maggiore è il dubbio che lo avvolge. Einstein sentiva crescere lo scetticismo per la sua teoria della relatività. Era necessario ripetere il test. Nel settembre 1922 un'eclissi totale di sole sarà visibile in Australia e in quell'evento William Wallace Campbell vede la possibilità di sistemare la faccenda una volta per tutte. Decise di procurarsi dell'attrezzatura nuova di zecca. Ridisegnò gli strumenti con le misure che aveva elaborato durante le verifiche. Quello spettrografo era molto sofisticato. L'eclissi sarebbe stata visibile nell'estremo occidente dell'Australia, in un posto sperduto chiamato 90 Mile Beach. Ma stavolta Campbell non è l'unico a inseguire l'eclissi. Furono organizzate 7 spedizioni in Australia. Gli inglesi ne inviarono una. Freundlich, per la prima volta dopo la Russia, aveva un'altra possibilità. John Evershed, un astronomo britannico, riuscì ad arrivare dall'India. I canadesi mandarono una spedizione e c'erano anche 2 spedizioni australiane. Tutte rivaleggiavano con Campbell. Gli inglesi e Freundlich trovarono maltempo. Una delle 2 spedizioni australiane non ebbe risultati. L'attrezzatura non era adatta. Il povero Evershed trovò un cielo limpidissimo, ma incontrò delle difficoltà tecniche. Campbell era alla 3ª spedizione ed era molto più preparato. Ottenne dei risultati perfetti. Dalle lastre si vedevano 92 stelle, che dimostravano che l'effetto predetto da Einstein non solo si verificava, ma funzionava proprio come Einstein aveva previsto, in modo chiaro, senza fraintendimenti. Questa è una delle lenti che confermarono la teoria della relatività. La luce passava attraverso la lente e si imprimeva nella lastra. Era eccezionale. Questo è il negativo. Le stelle si vedevano intorno al sole eclissato e dimostravano la deviazione della luce prevista dalla relatività. Einstein aveva ragione. È un risultato che inorgoglisce Campbell e un momento cruciale per la scienza. La spedizione Lick ha successo. Ottiene dei risultati estremamente buoni che confermano e ampliano le misurazioni di Eddington del 1919. E chi fu la prima persona alla quale Campbell mandò un telegramma con i risultati? Albert Einstein. Voleva che Einstein sapesse che gli avevano reso giustizia. Avevano dimostrato che Eddington aveva ragione, a dispetto di tutti gli scetticismi. Per Einstein fu un incredibile trionfo. La spedizione dell'eclissi ci dà la dimostrazione incredibile di qualcosa che sembra solo teoretico, ma che invece è una parte fondamentale della nostra vita. Riuscirono a dimostrare che lo spazio-tempo intorno al Sole era curvo. Era un modo del tutto nuovo di pensare al funzionamento della gravità. Era un concetto molto strano, contraddiceva ogni senso comune. Ma era quello che i dati dimostravano e non erano discutibili. La natura gli aveva dato ragione. Sì, Einstein, è una bellissima teoria, bravo! Infine, 15 anni dopo aver proposto per la prima volta la teoria generale della relatività, cancellando più di 2 secoli di pensiero scientifico,
Einstein è vittorioso su tutta la linea. O quasi. La commissione per il Nobel lo aveva respinto nel 1919, nel 1920 e nel 1921 perché nessuno accettava la teoria della relatività. Einstein aveva promesso i soldi del Nobel a Mileva per il mantenimento dei loro due ragazzi. Mileva aveva firmato per il divorzio, vivendo con i ragazzi a Zurigo e aspettando i soldi del premio Nobel. Ci faceva molto affidamento. Nel 1922 annunciarono il premio Nobel ad Einstein, ma ironia della sorte non lo prese per la teoria della relatività. Einstein riceve il premio Nobel per il primo degli scritti del suo Annus Mirabilis, quello che descriveva l'effetto fotoelettrico. Il suo lavoro forniva la base della meccanica quantistica e svelava i segreti dell'atomo. Ma per l'ex moglie di Einstein, Mileva, il premio significa qualcosa di molto più terreno. Lei ebbe i soldi e acquistò 3 palazzini a Zurigo. Mileva non ricavò grossi guadagni con quell'investimento, ma sopravvisse bene. Anche per la cugina di Einstein, Elsa, che lo aveva assistito nei suoi momenti difficili e l'aveva aspettato per anni, c'è una ricompensa. Elsa convinse Einstein a sposarla. Fu una grande sorpresa. Era uno strano matrimonio. Einstein continuò ad avere numerose amanti e non pensò mai che la vita coniugale gli si addicesse più di tanto. Ma Elsa amava essere la signora Einstein, amava viaggiare con lui e amava la fama e il prestigio che derivavano dall'essere sua moglie. Mentre il mondo si riprende da una guerra tremenda, un uomo con un singolare interesse per la fisica teoretica viene trasformato in un'icona internazionale. Era stata la guerra più terribile che l'Europa avesse mai conosciuto. Era un santo pacifista, con i capelli spettinati, gli occhi intensi. La gente in tutto il mondo, in Germania e in Inghilterra, in Europa e in America, lo celebrò come un uomo di pace, ma anche come il fisico che attraverso la scienza aveva superato gli orrori della guerra. Credo che l'enorme risonanza ottenuta dai suoi studi derivasse da questo suo aspetto profondamente umano. La gente lo elevò a simbolo non solo per la sua intelligenza, ma anche per la forza che aveva avuto di opporre un altro tipo di comportamento moralmente giusto in un momento in cui tutti facevano delle cose terribili. La storia dello scienziato che da solo sconvolse il mondo appassiona ancora tutti. Rintanato nel suo studio, con la sua sola intelligenza e una matita, Einstein fece delle scoperte rivoluzionarie che furono accolte nel delirio, come una canzone o un film di successo. La gente ama il mistero, e Einstein lo sapeva. Le sue teorie parlavano della quarta dimensione, della curvatura dello spazio, della distorsione del tempo. Era fantastico. Diceva che la luce si muove in modo nuovo. Erano idee romantiche che sconvolsero la vita della gente. C'era una bellissima componente popolare in quelle sue teorie. Aveva prodotto un nuovo sistema di pensiero. Era riuscito a combinare degli elementi dell'universo che nessuno avrebbe mai immaginato potessero stare insieme. La teoria della relatività generale è uno dei vertici più elevati toccati dall'uomo. Se ci pensiamo, tutta l'era moderna, l'era dei raggi laser, delle telecomunicazioni, dei satelliti, è stata resa possibile solo grazie all'opera di Albert Einstein. Ad esempio, i buchi neri, le stelle di neutroni e lo stesso Big Bang non si sarebbero potuti studiare e descrivere senza la teoria della relatività generale di Einstein. Era un lavoro bellissimo, semplice e profondo. Tutte le migliori teorie sull'universo sono così. Einstein muore nel 1955 all'età di 76 anni, ma più di mezzo secolo dopo quell'uomo e le sue teorie continuano ad affascinare l'immaginario popolare e a essere fonte di ispirazione. Era un uomo che solo grazie al potere del suo intelletto, alla tenacia della sua intelligenza, riuscì ad emanciparsi dalla povertà, a superare la guerra e a diventare una delle figure più grandi della storia dell'umanità. E questo è un grande esempio per tutti noi, perché ci fa capire che non è necessario nascere belli o ricchi, che non è quella la cosa importante. Ogni obiettivo può essere raggiunto con il solo esercizio della propria intelligenza. La sua figura costituisce un insegnamento per ognuno di noi.